Alleluia, lode e gloria al Signore sempre e eternamente. Che bello stamattina la parola, la prima lettera di Pietro ci ricorda che noi siamo pietre vive, impiegate in una costruzione spirituale dove Gesù stesso è la pietra fondante, egli stesso è proprio la vita. È meraviglioso nel farci sentire prima di tutto parte di un grande corpo, di una grande realtà, di una grande possibilità, ma è meraviglioso anche nel farci sentire quelli che sono gli onori dell'appartenere, ma anche gli oneri di essere partecipi a questa costruzione. E mette in discussione sempre così il nostro operare, il nostro essere partecipi di questo regno, il nostro essere figli, il nostro essere eredi. È bellissimo perché ogni giorno, anziché aprirsi con le problematiche che la giornata si presenta, si apre con le possibilità che ci sono dell'essere parte di questa costruzione. E oggi ci vogliamo aprire proprio con la sana responsabilità di appartenere a questa realtà, con la sana responsabilità di comprendere che attraverso di noi il mondo può fare la differenza, questa sana possibilità che abbiamo nel scoprire che davvero Dio rende possibile ogni cosa anche attraverso ognuno di noi, per quanto piccolo si possa sentire o per quanto piccolo possa credere o vedere finora che la sua realtà è o si è manifestata, ma proprio vogliamo alzare il livello del nostro pensiero, ma non per farlo diventare un grande pensiero umano, ma per farlo diventare un grande pensiero nello spirito di Dio, proprio in questa rivelazione che noi siamo pietre vive, e come pietre vive il nostro essere posti in un posto o in un altro fa la differenza, la fa già in sé, ma con la piena consapevolezza di ciò che fa. Signore, noi oggi ti chiediamo proprio di farcela fare, e allora muoviti in questa giornata nella tua famiglia, nel tuo condominio, nel tuo posto di lavoro, nella tua città, nella tua realtà, eccetera eccetera eccetera, in ogni ambito dove tu ti muovi, dove io mi muovo, ci muoviamo con questa consapevolezza che oggi attraverso di noi, attraverso ciò che Dio dà a noi la possibilità di essere, possiamo fare ed essere differenza in questo mondo. E tante piccole realtà, tanti piccoli cuori, tanti piccoli sì, tanti piccoli amen a questo progetto rendono questo mondo straordinario e meraviglioso, ridonandogli la luce che ha bisogno in questo tempo, ridonandogli davvero la speranza che ha bisogno, ridonandogli la guarigione, la liberazione, eccetera eccetera eccetera, e più chi più ne ha più ne metta. E quindi lode e gloria a te, Signore, che hai scelto noi nella nostra piccolezza per testimoniare ciò che tu sei e che ciò che tu fai, e quindi che questa costruzione oggi sia un baluardo al quale molti fratelli si possono attaccare, possono davvero venire a rinsaldare anche in momenti di difficoltà, conoscendo e avendo rivelazione di ciò che tu sei e di ciò che tu fai. Lode e gloria a te, benedetto il tuo santo nome.